La vacanza del sorriso è tornata nel Vallo di Diano con l'edizione 2015 dell'iniziativa, nata per ospitare gratuitamente nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni, bambini e ragazzi affetti da patologie onco-ematologiche con le rispettive famiglie per una tranquilla e rigenerativa vacanza. Dinamica il sottotitolo di questa edizione della Vacanza del Sorriso nel Vallo di Diano, dove a partire da sabato scorso per una settimana sono circa 20 le famiglie ospitate gratuitamente e oggetto di iniziative e attività in quasi tutti i comuni valdianesi. Ad accogliere gli ospiti arrivati sabato scorso ad Atena Lucana c'erano tra gli altri il presidente della BCC di Sassano Antonio Calandriello, partner dell'iniziativa, e il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone. Non potevamo dare un titolo diverso se non quello del sorriso per bambini che purtroppo, ahimè, stanno attraversando dei momenti difficili e sono affetti da malattie oncologiche. Era un dovere, è il secondo anno che noi sosteniamo questa iniziativa umanitaria, ma non solo, ma soprattutto educativa per noi soprattutto, perché questi bambini che questa sera ci hanno riempito veramente di sorrisi, io credo che sia un momento di educazione per tutti. Dobbiamo affrontare queste evenienze con uno spirito tale che possa aiutare tutti quanti, le famiglie, qui ci sono tante famiglie, ma soprattutto famiglie che vengono da territori anche lontani, ci sono famiglie di Padova, ci sono famiglie di Forlì, ci sono famiglie siciliane. È una bella iniziativa a cui noi intendiamo dare seguito, cercando per il prossimo anno di fare in modo che ci sia un incontro anche con famiglie del nostro territorio che vivono queste purtroppo difficoltà. Una bellissima iniziativa a cui ha aderito non solo il comune di Sala Consilina ma tutti i comuni del Vallo di Diano. Questa sera siamo venuti ad accogliere queste famiglie che sono venute nel nostro territorio. Certamente è un motivo di grandissima soddisfazione ricevere tante persone che non sono del nostro territorio, vengono dall'Italia settentrionale, dall'Italia centrale, dalle nostre zone limitrofe e anche dalla Sicilia. Credo che il contributo di ogni amministrazione per questo tipo di attività sia indispensabile. Noi contiamo e siamo sicuri di poter regalare una settimana di sorriso a questi bambini che stanno soffrendo e di riflesso noi ci auguriamo di regalarlo anche ai genitori. La sessione dinamica durerà una settimana, da questo sabato all'altro sabato, e comprenderà insomma una serie di attività escursionistiche e ricreative che comprenderanno tutti i paesi che insistono nel Vallo di Diano e anche degli Alburni. Per queste famiglie significa tanto, perché molte di esse non avrebbero la possibilità di fare una vacanza da sogno come quella nostra, altre perché vengono da periodi difficili, impegnativi, con i loro percorsi di cura dei loro piccoli, insomma, difficili, e trovare, diciamo, aver avuto la possibilità di fare questa, di beneficiare di questa vacanza è senz'altro un momento, diciamo, molto importante di ricarica, di rigenerazione, ecco.